È uno studio in cui per una forma specifica di leucemia, che si chiama leucemia acuta promielocitica, si è potuto sperimentare con successo una combinazione di farmaci, per così dire, intelligenti, che hanno consentito di curare più del 90% dei pazienti. Per altre leucemie, per i linfomi, ancora dobbiamo fare ricorso, anche se sempre di meno, ai chemioterapici. Cioè uno dei vantaggi, bisogna dire, dei nuovi farmaci è il fatto che ci consentono di utilizzare sempre meno chemioterapia. Per questa forma, invece, questa forma specifica di leucemia di cui parlavo prima, possiamo curare oggi i nostri pazienti senza fare ricorso assolutamente ai chemioterapici. Questo studio è stato coordinato da me ed è stato condotto in associazione a molti centri di ematologia italiani, tra cui il centro dell'ospedale Cervello di Palermo, il centro di Catania e altri centri in Italia, oltre che ha visto la partecipazione di centri tedeschi. Ma le nuove prospettive sono estremamente importanti. Siamo ancora lontani dal poter dire di poter curare tutte le malattie del sangue o di poter curare tutti i pazienti con le malattie del sangue, ma sicuramente in questi ultimi 20 anni il numero di pazienti che siamo riusciti a guarire è sempre maggiore, e io penso sempre maggiore sarà nei prossimi 10 anni, perché questo è il momento in cui anni di ricerca biologica si stanno trasformando in pratica clinica. Sono ormai in sperimentazione o anche per fortuna in commercio una serie di farmaci intelligenti che agiscono su segnali molecolari. Noi siamo in grado di studiare i segnali molecolari, siamo in grado quindi di fare terapie sempre più intelligenti ai nostri pazienti, e penso che questo passo dopo passo porterà un incremento dei pazienti guariti. Sappiamo che alcuni tumori noi non li guariamo in senso definitivo, però verifichiamo quotidianamente che alcuni tumori trattati con le terapie mirate sopravvivono, i pazienti sopravvivono quanto i pazienti che non hanno questi tumori, quindi vivono con la malattia cronicizzata, ma vivono bene, e questo credo che l'importante sia garantire questo. Ovviamente il prezzo, sono dei costi molto alti per il sistema sanitario nazionale, ma purtroppo se riusciamo a risparmiare in altre parti potremmo utilizzare i soldi in questo campo. Riguardo all'ematologia, sono parzialmente preparate, cioè sono preparate a fare una diagnostica di alto livello, sono preparate a curare bene i loro pazienti, però io ho l'impressione che questo noi lo facciamo ancora con difficoltà. Abbiamo problemi di carenza di posti letto, i posti letto di ematologia non sono ben distribuiti nel territorio regionale, le liste di attesa sono ancora abbastanza lunghe. Penso che la sanità siciliana debba un po' cambiare qualcosa per quanto riguarda la terapia delle malattie del sangue.